nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Bagnoli del Trigno per la 13ª edizione del Planta Tour, un'iniziativa normalmente nel mese di giugno, questa volta domenica 2 giugno, che sfidando anche le previsioni meteo, che erano tutt'altro che positive, invece si è svolta in una discreta giornata di sole, e diciamolo pure un breve assaggio di primavera estate, insomma un po' avaro il clima in questo periodo, ma c'è stata la possibilità di muoversi attraverso l'areale qui intorno a Bagnoli, intorno alla Domus Aria, dove c'è stato il raggruppamento, il ritrovo delle persone appunto durante questa giornata, e poi già di primo mattino si è partiti per una passeggiata alla scoperta della natura. Natura che ci ha proposto lavanda, edera, borragine, ma anche sulla, acacia, insomma tante piante che hanno a che fare con le api. Le api che sono delle mediatrici eccezionali, degli indicatori eccezionali di quanto sia importante quello che c'è nelle piante, nella natura, ma anche di quanto sia importante preservare un ecosistema che qui in Molise è ancora intatto per molti versi e invidiabile. Un ecosistema, una biodiversità che quindi attraverso le api viene consegnato a noi sotto forma anche di miele, quindi dalle api al miele abbiamo capito, abbiamo potuto osservare come si fa il miele, la spiegazione di apicoltori che hanno quindi mostrato proprio operativamente come le api, con questo loro laborioso importante compito, ci consegnano questi elementi dalla natura. Ma insomma sono tante le cose di cui possiamo parlare, lasciamo la parola ovviamente ai protagonisti, agli esperti, circa 10 di diversi settori, e poi ovviamente alle bellissime immagini del Planta Tour 2019. Siamo con Giovanni Occhionero, chimico farmaceutico, dunque si parla di Planta Tour, si parla di piante, di quello che c'è nelle piante. Oggi abbiamo parlato di piante mellifere e diciamo, che cosa troviamo all'interno di queste piante che abbiamo analizzato oggi? Allora, poiché si parla di piante mellifere, quindi che servono alle api per fare il miele, le api in una società molto complessa, matriarcale, i fuchi comandano pochissimo, le donne più intelligenti di noi in questo tipo di piante cercano nutrienti per far crescere le api. Scherzi a parte, vuol dire che le piante che sono utilizzate dalle api per fare miele sono ricche di minerali, sono ricche di vitamine, sono ricche di tutte quelle sostanze essenziali al funzionamento del nostro organismo. Pertanto, diciamo, l'ape ovviamente ha un ruolo nell'ecosistema fondamentale, un bioindicatore di qualità dell'aria, delle piante, del sistema in generale, e ci dà anche indicazioni su cosa andare a cercare nelle piante. Oltre al miele che producono, ricco di sostanze benefiche, possiamo dare un occhio anche a dove vanno a cercare le loro sostanze. Quindi, partendo ad esempio dalla sulla, che è una pianta foraggera apparentemente banale, scopriamo che all'interno della sulla ci sono un succo di minerali che forse, integrandoli direttamente dalla pianta, arrivano molto più facilmente alla cellula perché veicolati da un complesso più fisiologicamente compatibile con il nostro organismo. Quindi diciamo l'ape è un po' un tramite che fa una sintesi, raccoglie il meglio che c'è nella natura e ce lo consegna. Esattamente, pertanto noi dobbiamo innanzitutto guardare se ci sono queste api, perché nel momento in cui non ci fossero più sarebbe un problema, e poi andare a vedere cosa fanno e quindi magari prendere nuovi spunti. Se serve alle api, che sono molto efficienti, quelle molecole essenziali possono servire anche al nostro, alla nostra fisiologica funzionamento in alcuni ambiti. Io penso adesso a quello sportivo, no? Perché comunque in ambito sportivo c'è sempre questa strenua ricerca dell'integrazione. Giustamente aggiungo, l'importante è che l'integrazione venga consigliata da professionisti, perché l'integrazione sì, ma solo se sia chiaro, io dico, si fa la fotografia metabolica di chi abbiamo di fronte. Per cui le api possono essere, diciamo, dei collaboratori anche di chi fa sport nel cercare le sostanze più idonee per la massima efficienza fisica.
Ecco, nelle sue relazioni mi sono appuntato, abbiamo sentito parlare di terpeni, quindi diciamo i profumi che hanno invece poi anche, diciamo, oltre a dare un'essenza al miele, ma hanno anche proprio una attività specifica per la pianta, ma anche di omega 3 che troviamo direttamente anche nella natura vegetale, non soltanto ad esempio nel pesce. Insomma, sono tanti gli spunti che sono venuti questa mattina. Ma come no, i terpeni la pianta li fa per uccidere funghi e batteri fondamentalmente, quindi noi dobbiamo capire che quelle sostanze possono esserci utili per andare a far fuori questi parassiti fondamentalmente, e in aggiunta abbiamo alcune piante come la borragine, i cui semi fanno un olio ricco di precursori degli omega 3, quindi di sostanze semiessenziali, e possono diventare un'ottima fonte di acidi grassi polinsaturi appunto dal vegetale, se non si riesce a trovare fonti che siano animali. Del resto, le popolazioni che non riuscivano a approcciare a questi acidi grassi essenziali e non avevano il pesce dovevano in qualche maniera sopperire. Gli acidi grassi a lunga catena della borragine, ad esempio, come anche di altre piante come le notera, sono acidi grassi essenziali fondamentali per la fisiologica funzionalità delle nostre membrane, per regolare la colesterolemia e i trigliceridi in generale. Siamo con il professor Sebastiano Delfine, dunque si parla di piante mellifere, ma non solo. E ci è piaciuto moltissimo l'approfondimento anche diciamo di quello che è l'aspetto delle piante che sono gradite alle api, che poi fanno da sintesi e mediatori per restituirci qualcosa di molto importante per il benessere e la salute. Sì, le piante che appartengono alla favolosa biodiversità di questa splendida regione sono importanti perché appunto sono in grado di valorizzare l'attività delle api, perché appunto grazie ai principi attivi che in esse sono contenuti l'ape è in grado di fare tutta una serie di prodotti come il miele, sottoprodotti tra virgolette, perché poi hanno un grande valore nutrizionale, non solo come una propole e quant'altro, sono tutte frutto dell'attività metabolica di queste piante che appunto costituiscono la biodiversità. Abbiamo scoperto tante piante che forse conosciamo soltanto di nome, perché appunto il miele di acacia, il miele di sulla, però dopo sapere appunto che anche la storia di queste piante, l'utilizzo tecnico oltre che alimentare in qualche modo, perché appunto abbiamo scoperto che sono state introdotte o comunque coltivate per specifici motivi, a 360 gradi un'informazione completa. Sì, bisogna essere coscienti di quello che abbiamo intorno, non tutto appunto è tipico, la biodiversità di cui parlavo prima è autoctona, tipica di questi areali, e in questa biodiversità si è inserita per esempio in maniera diffusa, parecchio importante, quella dell'acacia per esempio, che è una realtà molto importante dal punto di vista della produzione di miele. Non lo è altrettanto per quanto riguarda la gestione di alcuni ecosistemi, perché è una pianta invasiva molto dannosa che ha sacrificato tutta una serie di popolazioni autoctone appunto che non hanno resistito all'impatto forte che questa specie proveniente dagli Stati Uniti d'America, che è arrivata in Europa intorno al 1600, ha avuto sulla flora, sulle piante tipiche di questa regione appunto. Ecco, qual è diciamo l'indicatore da un punto di vista, se vogliamo, cioè, legato proprio alla dinamica delle piante, che più è importante per le api? Cioè l'ape in che tipo di contesto si muove? Perché dobbiamo preoccuparci se non vediamo l'ape? Che cosa significa? Dobbiamo preoccuparci che sta succedendo qualcosa anche in natura? Sì, l'ape si muove in un contesto assolutamente sano, assolutamente naturale, quindi tutto quello che contamina, tutto quello che pregiudica l'equilibrio naturale porta alla rarefazione, insomma, alla scomparsa dell'ape. Ape che oltre a pensare a nutrire la sua prole, insomma è quello che fa producendo il miele essenzialmente, detta in maniera molto semplice, si preoccupa anche indirettamente di provvedere all'impollinazione per esempio. È quello che si dice, anche Einstein ne parlava qualche tempo fa durante un'intervista, appunto l'ape è un indicatore biologico che è molto importante e che ci dà il polso della situazione. Nel momento in cui l'ape non c'è, molte piante non vengono impollinate, e se non c'è l'impollinazione vuol dire che non c'è frutti, non c'è produzioni. Questo vuol dire che potremmo avere
delle grossissime difficoltà per quanto riguarda l'alimentazione. E sembrerà strano, ma è così effettivamente. Nella sua semplicità è drammatica come possibilità. Se l'ape non ci dovesse essere perché appunto c'è inquinamento, perché appunto c'è un eccesso di l'utilizzo eccessivo di principi attivi tipo insetticidi e quant'altro, questo potrebbe appunto compromettere la vitalità e l'esistenza degli esseri umani stessi.